Il racconto dell'identità di un paese che cambia, di una società separata dal resto del mondo nell'era della globalizzazione, di un'isola unica, dove il gelo sovietico si mescola ai caldi ritmi caraibici, dove la rivoluzione socialista nel 1959 cambia tutto e dove tutto oggi potrebbe ancora cambiare. Soy Cuba. Io sono Cuba. E questo è il titolo della mostra alla Palazzina dei Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti a Milano. 8 artisti contemporanei, nati e residenti a Cuba, tra L'Avana e Manzaniglio, espongono le loro opere mescolando linguaggi e approcci, tra performance, fotografia e pittura. Classe 1983, 86, 87. Gli artisti erano bambini quando l'isola affrontava quello che il leader Máximo Fidel Castro chiamò periodo especial, periodo speciale. Un'era di sacrifici dopo la caduta dell'URSS, alleata politica ed economica di Cuba. Erano gli anni 90. Oggi sono una generazione che per la prima volta può viaggiare, vedere il mondo e tornare. Non sapevamo se inserire la parola Cuba nel titolo. Gli artisti stessi si sono posti la domanda «Soy Cuba? Siamo cubani?» Ci siamo scambiati idee, pensavo al modo in cui avrei potuto collegarle e per me il titolo non poteva essere altro che una domanda, un interrogativo. «Soy Cuba» poi è anche il titolo di un film che mi piace molto di Kalatozov, una pellicola girata con grande maestria, che ha anche una certa spiritualità in alcuni punti. Soy Cuba è anche la stessa domanda che si fanno i visitatori, oltre che gli artisti, per capire la prospettiva attuale. Cosa sta succedendo a Cuba adesso? Giustamente una prospettiva attuale, oggi che sta succedendo in Cuba. Cuba è un'isola e per la sua situazione geopolitica è rimasta a lungo separata dal resto del mondo. La generazione precedente a noi ha sofferto molto questa cosa. Noi invece siamo privilegiati. Non dico tutti i giovani di Cuba, sfortunatamente. Ci si arriverà a questo punto, ma noi abbiamo l'opportunità di andare via dal paese, vedere cosa c'è fuori e tornare indietro. Salir, ver e poter regresare. Giustamente l'idea sì, fu hecho con toda intención, no è. L'idea era di raccontare tutte le sfumature. Quando si parla di identità, non ci si può ridurre a uno stereotipo. Quando io dico sono di Cuba, la gente pensa a luoghi comuni. Nella mostra volevo far dialogare linguaggi diversi. Era questa la sfida, per generare confronti tra artisti differenti. Ogni visione è differente rispetto allo stesso problema. Si, la visione è tan differente di quizás un mismo problema. Cuba la podemos amar. Cuba la puoi amare o la puoi detestare. Può essere un posto ostile, la vita quotidiana è difficile e questo rapporto di amore e odio è evidente se visiti il paese. Quando se va. Ed è proprio una visita, un viaggio a Cuba ad aver avviato il progetto della mostra, nata da un'idea di Marina Nissim, imprenditrice e collezionista, e realizzata con la collaborazione di Galleria Continua e Associazione Pier Lombardo per l'inaugurazione della Palazzina dei Bagni Misteriosi, che riapre al pubblico dopo anni di abbandono. Abbiamo fatto questo viaggio immerso praticamente nella città, nella cultura, nella storia, nell'arte contemporanea dell'Avana. E lì ho trovato un'energia, una positività meravigliosa. Già la città è una città che sprigiona storia da tutti i pori, una città che mi ha affascinato immediatamente. Le persone sono delle persone che hanno un calore, una comunicativa, una straordinaria, una gioventù piena di energia, insomma mi sono innamorata. Penso che con questo episodio così importante, perché Galleria Continua, Cuba, Soy Cuba, la ribellione, la capacità, poi nell'anno del 68, perché tra poco festeggiamo il 68 a Milano, nel male e nel bene e tutto, però è comunque è sicuramente segno di questa annata un po' ribelle. Otro juego de piscina è la performance di Luis Lopez Chavez che inaugura l'esposizione. Una gara di nuoto diventa pretesto per rappresentare le relazioni che si stabiliscono tra il mercato e l'opera d'arte. Sulle mute dei nuotatori è scritto «L'arte è una proposta estetica che cambia il suo significato con il denaro». Un'affermazione che l'artista sovverte mettendo in gioco le parole e rimescolando il senso della frase in base all'ordine di arrivo dei partecipanti. Mi interessa l'idea della forma, come la forma plastica, come la forma. Mi interessa per prima cosa la forma, non solo la forma intesa in senso plastico. La forma artistica cambia la sua essenza, la sua immagine, a seconda di come la plasmi, ogni volta in modo totalmente nuovo. E questa performance lavora sull'idea di forma e riflette sul senso dell'arte come prodotto commerciale. Della nuova idea dell'arte come un prodotto commerciale. Dentro la palazzina l'artista espone due dipinti. Sono pavimenti cubani d'epoca repubblicana ritratti dall'alto. È come se li vedessi da un punto di vista zenitale. È uno spazio vuoto e vediamo solo il pavimento. C'è una piccola scena che è raccontata con l'uso della luce, qualcosa che succede sul pavimento. Con questo lavoro mi interessava approfondire l'idea del tempo che scorre, che deteriora questa grande casa intesa come emblema dell'architettura cubana. Anche Elizabet Cerviño presenta una performance negli spazi degli ex spogliatoi rinominati Sala Mosaico. Con una barra di ferro incide una superficie di cemento. Le parole appaiono come segni puri, non ancora sviliti o manipolati dall'essere umano. La performance si intitola «Palabra lesionada», parola ferita. Consiste nel rompere il cemento. Il segno sulla superficie compone un testo. Gli umani hanno molti desideri, sono avidi, ma sono anche alla ricerca di un qualcosa di più spirituale. Cuba è un paese molto spirituale. Le persone hanno uno stato d'animo pieno di speranza. Crediamo in molte cose e in generale abbiamo rispetto di chi crede. Quella che codiciamo, no? 70 calici di vetro disposti ordinatamente su due lati. Incisi a laser raffigurano ritratti, nomi e arco temporale del mandato politico dei 44 presidenti americani e dei 24 cubani. L'opera di Reynier Leyva Novo trasfigura in vetro la storia presidenziale del suo paese e dell'America fino al 2014, prima che Obama e Raúl Castro si incontrassero. È un modo per mettere tutti sulla stessa linea temporale, sullo stesso piano, oltre l'etica e la posizione politica, economica e sociale. Puoi anche riempire i calici e brindare con tutti questi presidenti. L'opera è una rivisitazione diplomatica di tutti questi capi di Stato che entrambe le nazioni hanno avuto e che in qualche modo hanno sempre avuto posizioni differenti. Quando tu vedi i calici non capisci bene di cosa si tratta. Si vedono i ritratti e quando c'è la luce che li illumina diventano ombre. Questo risponde alla logica che ogni presidente è, in fin dei conti, una persona normale, fino al momento in cui non viene toccato dalla luce del potere. Solamente quando lo tocca la luce del potere è che tu lo vedi, no? A me non dispiace essere cubano, certo. C'è una struttura mentale, una logica attraverso cui puoi capire il mondo. Questa logica, se guardi Cuba, devi cambiarla, altrimenti non capiresti nulla. Una logica diversa e difficile inseguita anche dall'artista Leandro Feal, fotografo. Con la sua macchina da presa ferma nel tempo immagini di Cuba, volti, palazzi, scritte. Nelle teche delle sale gemelle, accanto alle proiezioni del film Soy Cuba di Kalatozov e del documentario PM di Jiménez Leal e Cabrera Infante, scorre scatto dopo scatto l'immaginario cubano filtrato dallo sguardo di Feal. Una delle cose che hago è andare sempre con la camera, no? È come... Io esco sempre con la camera in mano, perché una foto può apparire in qualunque momento. Riguardo a Cuba, devi tenere una distanza, per poi poter reincontrare il paese. Quando sono rientrato sono rimasto affascinato, e il risultato di questo è la serie di foto. È un buon punto di vista per un fotografo. Conoscere bene un luogo e allo stesso tempo sentire che c'è qualcosa di strano e nuovo che ti affascina. Ho capito che L'Avana è una città ferma nel tempo, in cui ci sono come pezzi di altre città al suo interno. Ho iniziato a viaggiare nell'est Europa alla ricerca di architetture socialiste. I sovietici a Cuba negli anni 60 volevano raccontare un po' la rivoluzione e il film Soy Cuba è una pellicola con un ritmo sovietico che è diverso da quello caraibico. E per noi cubani non rispecchiava la realtà cubana, ma è un capolavoro. E volevo confrontare due visioni. Una di censura, dal di dentro, e una ufficiale, dal di fuori, che non è distante allo stesso tempo. La mia responsabilità come fotografo documentario è precisamente creare altri immaginari, creare immagini che siano reali, che illustrino un altro modo di vedere la città, l'ambiente culturale, le persone. Cuba è un paese che conserva aspetti intatti di diverse epoche e ognuna interagisce con l'altra. È un paese davvero unico. La fotografia è anche al centro della ricerca di Alejandro Campins, mescolata con la pittura e il disegno. Nella Sala Mosaico della Palazzina, l'artista espone la sua serie Letargo, quadri e foto raffiguranti bunker, icone allo stesso tempo del potere militare e dell'impotenza bellica. A me mi interessa molto lavorare con questi tre linguaggi. La fotografia, il disegno. Mi interessa lavorare con questi tre linguaggi, fotografia, disegno e pittura. E li vedo come tre modi di interpretare la tridimensionalità e cerco connessioni tra questi diversi linguaggi, connessioni che ci possono essere o meno. Io le esploro. Quest'idea di rappresentazione, questo processo che ho seguito per le opere in mostra, vale anche per tutti i miei altri lavori. Parto dalla fotografia. Faccio un'indagine in cui vado nei posti in cui mi interessa lavorare, per incontrare il posto, conoscerne la storia, abbracciare l'energia del posto. La storia, incontrarmi con l'energia del luogo. E faccio foto. Normalmente faccio foto analogiche. Tornato a casa, al laboratorio sviluppo tutte queste foto, faccio disegni. Una volta che ho tutti questi materiali, inizio a dipingere. Empieza la parte della pintura. Per me i bunker sono elementi nello spazio, nel paesaggio. Sono forme apparentemente semplici, ma ci stanno raccontando una storia forte, molto profonda, piena di frustrazioni, ossessioni, pazzia, tristezza. De frustrazione, de locura. Nella penombra della stanza sotterranea della palazzina sono collocati i lightbox di Susana Pilar, fotografie luminose in cui appare l'artista e altre donne della sua famiglia. Foto dal passato e dal presente accomunate dai soggetti, donne, giovani, innocenti. Io utilizzo diversi linguaggi espressivi. A seconda del progetto scelgo il medium più efficace. Lavoro anche con la fotografia, la performance, il disegno, il suono, le installazioni, il video. Penso che questa mostra e la sua selezione di artisti offrano nell'insieme una visione di che cos'è Cuba in questo momento. In mostra sono esposti pezzi strettamente collegati alla storia della mia famiglia, che ha origini africane e asiatiche. Ci sono poesie scritte con l'inchiostro, le scrivo io stessa, inchiostro su seta, e sono legate alla storia del mio trisavolo, che era un cinese emigrato a Cuba. My great-great-grandfather who was Chinese and emigrated to Cuba. Penso che in questo momento a Cuba stiano convivendo diverse generazioni di artisti, con opinioni molto diverse, e questo è molto importante. Cuba è uno spazio unico, un paese unico, un posto che non è mai uguale a se stesso. Se lo visiti in diversi momenti, non sarà mai lo stesso paese per te. Experience the same country or the same place. Di fronte alle opere di Susana, uno squarcio nel muro. È l'installazione Suelo autoctono di José Yaque. Un cumulo verticale di pietre, libri e terra visibile grazie allo sfondamento di una parete. Ogni volume, ogni masso, ogni granello di terriccio è autoctono, recuperato a Milano e poi riassemblato. La opera nasce in Cuba. Quest'opera l'ho creata nel 2010 e l'ho già realizzata 3 volte, la prima a Cuba, poi a Varsavia e ora qui a Milano. Nella sua essenza parla di un mondo che è sotto i nostri piedi, che non vediamo ma che è reale, esiste. È il mondo dei minerali, degli strati. La terra è ciò che riposa sotto i nostri piedi. Lo che diciamo descansa bajo nuestros pies. L'opera dialoga con il luogo in cui si trova, in questo caso Milano. Abbiamo chiesto alla comunità di Milano e agli amici del Teatro Franco Parenti di portarci dei libri e li abbiamo usati per costruire l'opera. La terra utilizzata è proprio terra di Milano e anche le pietre sono pietre di Milano. Come la terra che si utilizza nell'opera è terra di Milano e la pietra è pietra di Milano. Per me la natura è il grande mondo in cui poter creare. Vedo la natura come una sorgente di ispirazione e quindi di motivazione, ma è anche un posto dove la creazione è costantemente attiva, dove c'è sempre rigenerazione. È un discorso sulla ciclicità delle cose. Tiene a che vedere con lo ciclo. Al centro della ricerca di Yaque c'è sempre la natura e la sua vitalità, come in Exhortacion, una finestra spalancata sul suolo da cui nasce un albero. Exhortacion è un invito. Quest'opera è un invito ad aprire le porte della natura per sentirsi più liberi. Aprire una finestra è un gesto. E con l'opera volevo fare una riflessione su un gesto semplicissimo, la possibilità di aprire o meno le finestre di casa tua. Con questo lavoro mi interessa avvicinarmi ai gesti quotidiani, normali, di chiunque. Però che possano aiutarti a entendere un poco l'opera. L'altra opera ambientale di Soy Cuba è Resina di Osvaldo González. Attorno alle colonne della Sala Testori, l'artista ha applicato decine di metri di scotch, creando percorsi, nicchie e angoli in cui restare protetti o intrappolati. A me interessa l'interazione della gente con l'installazione, il fatto che lo spettatore possa girargli attorno. Fino al momento in cui ho fatto Resina, non avevo mai fatto un'opera interattiva. Una delle qualità che volevo approfondire era questo movimento delle persone, simile a quello che accade con la resina, con l'ambra. All'origine è un liquido che inghiotte un frammento di realtà, un insetto, e si trasforma così in un archivio. Si indurisce come la pietra, diventa così un archivio del tempo. E anche l'opera intrappola le persone che la visitano in una piccola realtà, in un piccolo momento. E il fatto artistico crea così una relazione molto intima tra l'individuo e l'arte. Susana, Yaque, Leandro, Elizabet, Alejandro, Osvaldo, Luis e Reynier. 8 volti, 8 risposte curiose, critiche e appassionate alla domanda «Cos'è Cuba?». Ma la mostra propone anche 2 progetti speciali, 2 ulteriori interpretazioni dell'isola, omaggio di artisti differenti per generazione o provenienza. Entrambe giocano con la luce, con il neon. Saving Time di Carlos Garaicoa è un orologio dall'andamento antiorario che inevitabilmente riporta all'anno della rivoluzione, il 1959. L'ultimo è una poesia, un atto d'amore che l'artista camerunense Pascale Marthine Tayou dedica all'isola, alle sue contraddizioni, ed è forse l'unica risposta possibile. Cuba, mi amor.